Intanto vi sono grazie per la partecipazione e per la presenza a questa nostra iniziativa. Ricordo che è la terza edizione della rassegna culturale del lavoro a Vito, percorso che come Camera del Lavoro di Catanzaro abbiamo iniziato 2 anni fa, con l'intento di unire, di mettere insieme il mondo della cultura in generale con gli aspetti che attengono al mondo del lavoro e al nostro, per quello che noi rappresentiamo e vogliamo rappresentare per il futuro. Il titolo che abbiamo scelto per quest'anno della rassegna è Fuori Tempo. Non l'abbiamo scelto a caso, naturalmente non l'abbiamo mai fatto a caso quando abbiamo costruito la rassegna, e gli eventi di questi giorni ci danno un po' una mano a spiegare il perché. Quella sensazione che provavamo nell'organizzare la rassegna si rafforza con alcuni aspetti particolari. Perché Fuori Tempo? Perché ci sembra di vivere in un mondo in cui le lancette della storia sono un po' impazzite, tornano indietro, vanno avanti, si parla di modernità, si parla di questioni che attengono alla velocità con la quale le scelte devono essere fatte. Io provo, diciamo, a dare alcuni esempi. Per esempio, il Presidente del Consiglio Italia ha avuto la sua scalata al governo del paese utilizzando lo slogan adesso. Adesso è un avverbio che non ha tempo. Adesso si consuma in un attimo. Adesso non prevede la riflessione, l'incontro, il confronto, non prevede la perdita di tempo. Prevede il fatto che le cose si facciano subito. Basta farle. Questa è la tendenza del dialogo e dei ragionamenti che spesso anche io, ascoltando e facendo, diciamo, partecipando a dibattiti, ho avuto da chi sostiene l'azione di questo governo. Intanto si sta facendo qualcosa, basta farla. Gli altri non facevano nulla, come se appunto in questi anni non c'era un vuoto totale nella società, non c'era direzione politica. Le altre cose che fanno tornare invece indietro l'orologio è pensare ai muri che si costruiscono in Europa, a immagini e scene che noi non pensavamo di dover vedere per alcune generazioni, non rivedere, ma vedere. No, le avevamo studiati sui libri di scuola, quello che stava succedendo e che è successo nella fase più buia dell'Europa. Abbiamo visto quello che sta succedendo ora e Susanna Camusso non smette mai, lo ha fatto da un palco importante come la nostra conferenza d'organizzazione, di ricordare che forse la scena più significativa è quella più brutta, è quella più che dovrebbe appunto portare alla riluttanza delle coscienze, e aver assistito alla numerazione sulle braccia dei migranti che arrivavano alla frontiera. Ecco, questo è il senso di dire siamo fuori tempo, e qui c'è il tempo del sindacato, perché stiamo parlando di noi, stiamo parlando del nostro mondo e stiamo parlando al nostro mondo. Facciamo naturalmente aiutandoci con la cultura, perché questo è il senso della nostra rassegna, però c'è anche il nostro tempo dentro tutto questo, c'è il nostro ruolo, c'è il nostro modo di essere. Si dice che dobbiamo cambiare, abbiamo fatto delle scelte importanti per il cambiamento, per mettere, diciamo, in moto alcuni processi che nel cambiamento del mondo del lavoro abbiamo bisogno di rappresentare e abbiamo bisogno di contrastare. Quando si tratta per esempio del mondo del lavoro, del tema del lavoro, è ritornato appunto anche qui indietro con il tempo, prima, diciamo noi, del 1970, dello Statuto dei Lavoratori, e le condizioni con le quali si discute di lavoro nella nostra società è basta avere un lavoro pur che sia, e non il lavoro con i diritti, il lavoro tutelato, il lavoro dignitoso, che appunto insomma significa vita dignitosa, vita tutelata e vita piena, insomma, di diritti e che sono al benessere. Qual è il programma di questa nostra rassegna? Noi stasera, come al solito, ci facciamo aiutare nell'introdurre il dibattito da un momento che riguarda la produzione culturale. Quest'anno abbiamo voluto dedicare a
appunto alla produzione culturale, alla mancanza di un'industria della produzione culturale in Calabria, e alla volontà di costruirla e di dire alle istituzioni va costruita un'industria della produzione culturale in Calabria, e lo facciamo iniziando da un libro che per il titolo è diciamo abbastanza provocatorio per chi lo ha scritto, immagino. Conoscete tutti Danilo Gatto, lo ringrazio per la sua presenza, la sua partecipazione, l'amicizia con la quale sostiene anche il nostro impegno. Il libro è Basta per antenne, dicevo, l'ha scritto Danilo Gatto, ed è un libro che fa una riflessione acuta anche su quella che è l'industria e la mancanza di un'industria di produzione culturale. E Danilo è uno dei protagonisti, forse il protagonista maggiore di una serie di eventi che invece sulla Taranta e sui ritmi della Tarantella hanno fatto parlare tra i tigioni. Basta pensare a Valorato e basta pensare a quello che è stato quella esperienza con incroci di persone che abbiamo avuto anche noi la fortuna di avere tra i nostri ospiti, Simone Cristicchi per citarne uno, ma Piero Perù e altri artisti che hanno unito la loro professionalità, la loro esperienza e appunto la loro arte con la musica calabrese. Dopodiché avremo una tavola rotonda che sarò io ad animare, a coordinare questa sera, con degli ospiti che appunto discuteranno di questo, ma questo insomma lo vediamo più tardi. Io vorrei passare subito, diciamo, a parlare un po' e a discutere con Danilo. Il microfono, perché questo ci fa anche sì. Basta Tarantelle. Partiamo dal titolo e dalla provocazione. Perché Basta Tarantelle? E perché hai deciso di impegnarti rispetto a questo libro, a questo testo? Grazie. Buonasera a tutti. Allora, se partiamo dal titolo, partiamo pure dalla fine. Per rappresentare più o meno il contenuto, io ho scelto la locandina di un film che i più grandicelli tra noi ricorderanno, perché è La grande abbuffata di Marco Ferreri, 1974, se non sbaglio. Per chi non ricordasse questo film, si trattava di quattro professionisti, quattro appartenenti, diciamo, al ceto borghese, senza tanti problemi, così eccetera, che decidono di suicidarsi mangiando fino a schiattare. E siccome esiste un patto tra loro, a mano che cominciano a sentirsi male, l'amico, per aiutarlo, continua a dargli da mangiare finché questo effettivamente non ci lascia le cuoia, e così fino all'ultimo. E questo film venne sonoramente fischiato a Venezia, fu presentato la prima volta, e anche io e tutti gli altri, ricordo nel cinema, quando andammo a vederlo ne uscimmo assolutamente disgustati, con un senso di rigetto, per dire basta, non se ne può più. Allora, la mia idea è che sia arrivato il momento di dire basta, che non se ne può più, perché diciamo quello che è stato un movimento all'inizio di nicchia, che guardava alla riscoperta delle tradizioni popolari in un momento in cui queste erano state completamente abbandonate o dimenticate, e ricordo insomma come venivamo presi in giro io e i miei amici negli anni '80, quando ci occupavamo di zampogne e tamburelli, mentre tutti si occupavano di altro. Adesso invece pare che in qualunque angolo spuntano gruppi, spuntano festival, spuntano iniziative di questo tipo. Io ritengo che quello che poteva essere un percorso interessante, che in parte si è realizzato in altri paesi europei, penso all'Irlanda per esempio, alla Spagna, al Portogallo, a Cuba, a tutti quei luoghi in cui la musica è un elemento costitutivo dell'identità ed è un'attrazione forte anche per un turista che vuole andare a sentire
nel pub come si suona, come ballano lì, eccetera, e in parte, diciamo, alcuni aspetti virtuosi di questo circolo sono stati messi in moto nella Puglia, nel Salento, che quest'anno ha avuto, grazie al traino, dopo 10 anni di traino, di festival, quest'anno poi, diciamo, un effetto a catena ha prodotto un incremento di presenza assolutamente incredibile. E se, in Calabria questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché, diciamo, secondo me, non c'è stata una ricerca seria. I gruppi e i festival calabresi non hanno cercato un loro percorso originale, hanno scopiazzato prima Bennato e poi i Salentini. Mentre la Notte della Taranta è un festival che movimenta centinaia di migliaia di euro, per la gran parte sono soldi pubblici, ma poi intorno a questo evento c'è una fondazione, c'è un coordinamento dei sindaci, c'è un istituto, l'Istituto Diego Carpitella di etnomusicologia, che si occupa di alcuni lati di tipo scientifico, c'è una direzione artistica, c'è un management, insomma esiste un gruppo composito con ruoli ben definiti in cui ciascuno fa il suo, almeno da lontano sembra così, poi magari qualche salentino dirà di no, però diciamo questo è un modello. In Calabria non c'è niente di tutto questo, non esiste nessun tipo di coordinamento, non esiste, ma soprattutto non esiste alcuna visione strategica che abbia fatto nascere dell'economia reale o del lavoro reale, lavoro culturale, che abbia fatto nascere delle produzioni serie intorno a questo. Perché? Perché per la maggior parte il 95% dei gruppi, e io ne ho censiti circa un centinaio, sono gruppi fotocopie, che si limitano a fare le cover del gruppo più famoso in questo momento. Autenticità zero, confusione massima, si mischiano elementi diciamo provenienti un po' da tutte le parti, spacciandoli per musica calabrese. Non esiste alcuna competenza in coloro che organizzano, perché ci si trova ad assistere a spettacoli assolutamente imbarazzanti per il basso livello. Non c'è stato alcun interesse da parte degli operatori del settore, coloro che organizzano i grandi eventi, eccetera, perché diciamo il concetto di evento in Calabria, tranne ovviamente alcuni casi che noi abbiamo anche qua vicino, ma più che altro si tratta di compravendita di spettacoli, quindi non c'è un ragionamento sulle produzioni. E per quanto riguarda la politica, all'inizio ha guardato con irrisione a questa cosa qua, poi quando ha visto che aveva un certo seguito si è subito precipitata a metterci le mani, però diciamo l'intervento della politica non è stato quello a dire beh costruiamo un percorso, costruiamo una prospettiva, costruiamo un brand, se vogliamo usare un termine diciamo più in voga, costruiamo qualcosa che resti nel tempo, che resti durante l'anno, che faccia sì che i vari Baloato, Caulonia, Bova Superiore, luoghi di eventi importanti, poi il resto conta quella settimana, campino, succeda qualche altra cosa, al di là di, sì, dell'economia che si movimenta in quei giorni, eccetera, i commercianti e così via. Perché diciamo ci si è accorti che l'organizzazione di questi eventi producerà consenso. Io parlo molto del caso di Caulonia. Caulonia, il paese dove questa avventura è cominciata, è un paese dove mancano tante cose, dove l'acquedotto contiene arsenico e i cittadini sono costretti a bere l'acqua all'arsenico, però la giunta ha pensato di autotassarsi e di rinunciare ai propri emolumenti quando era in pericolo il festival e no quando invece si trattava di difendere la salute dei propri cittadini.
Allora non è che questi politici sono impazziti, è che evidentemente il festival è più importante dell'acqua che si beve. E se questo è diventato, c'è qualche motivo. E io cerco di capire perché, è detta molto in sintesi, perché no, ci prendiamo troppo, è che tutto ciò è diventato una sorta di moderno rito. La musica popolare, questa musica popolare, questa nuova musica popolare dei gruppi è andata in tutto e per tutto a sostituire quelle che erano le vecchie identità delle comunità locali. Una volta gli emigranti tornavano al paese per la festa patronale, per la processione, per mettere i soldi alla statua del santo, adesso tornano per il festival perché incontrano più gente e si divertono di più. I festival sono diventati una identità nuova e di risulta per delle comunità sempre più disgregate in cui molti legami si sono anche persi, e allora se è diventato questo noi ne prendiamo atto. Ne prendiamo atto, sono fenomeni che hanno a che fare molto con la modernità e con lo spettacolo e con la spettacolarità della politica e del vivere contemporaneo, ma poco hanno a che fare con altre cose che mi interessano di più. Grazie. Una considerazione veloce, presentava insomma per come la dice, insomma, pane e circense, no? Facciamoli ballare, così diventa un rito che è liberatorio appunto dai problemi che in realtà ci stanno. Spesso appunto il dibattito tra i giovani, tra le generazioni di una comunità piccola è il festival è riuscito, che bel gruppo, mi sono divertito, c'era la sagra, l'amministrazione ci ha messo tutto, e quest'altra istituzione ci è stata vicina, premi e robe del genere. Mi viene insomma un po' in mente che viviamo in un paese che per fortuna un po' di anticorpi ancora li mantiene, penso a Stefano Belli che ha rinunciato insomma al premio che gli si voleva affidare solo perché quel premio aveva, diciamo, un'etichetta che era governativa. Belli l'ha raccontata in questo modo, voi mi potete anche pensare di potermi prendere in giro davanti, insomma, e darmi il premio, illustrarmi per il mio lavoro, ma non potete, no, offendere la mia intelligenza, perché i soldi e i fondi sulla cultura sono sempre di meno in questi anni, a prescindere dal governo che appunto si è succeduto alla guida del paese, per cui insomma quantomeno non vi faccio da padrino a questa operazione che sulla cultura ha queste, diciamo, dinamiche e queste caratteristiche. Poi il parallelo sarebbe facile con quello che è successo a Colosseo, no? Il berberismo, i ragionamenti da sepolcro imbiancato, cioè tu prima neghi i fondi, Pompei date a pezzi, tutte le cose di cui discutiamo, dopodiché un'assemblea sindacale diventa la panacea, no, per dire insomma in questo paese non si possono fare delle cose. Fermo restando che l'argomento non voglio aprire perché è molto ampio, da questo punto di vista non voglio deviare il dibattito su questo ragionamento. Io vorrei che invece da artista, da un impegnato, una persona che ha fatto politica, sei stato assessore al comune di Catanzaro, ci dicessi insomma cosa secondo te la politica, le istituzioni dovrebbero fare per rimediare a quello che si sta facendo. Ci abbiamo l'opportunità, che sono i fondi europei, come al solito lo diciamo e come sempre lo diciamo, che rischiano di finire appunto in concertini, in azioni in cui fai il concerto. Il lavoro che sposti spesso è monto il palco, la strumentazione, prendo il service, viene il paninaro, eccetera, eccetera, eccetera. Finita la festa, rimangono i rifiuti e c'è un altro po' di lavoro, diciamo, da fare, da svolgere sui servizi. E poi tutto insomma si consuma con il calo, diciamo, del sipario. Allora, io non sono affatto contrario all'idea che i fondi pubblici non debbano essere spesi per spettacoli o anche per quello che Nicolini aveva lanciato come la politica dell'effimero, perché è stato dimostrato da studi di settore molto seri
proprio sul festival La Notte della Taranta c'è un volumone grosso così fatto da alcuni ricercatori della Bocconi, che dimostra che un euro investito in questo campo ne produce almeno tre, se non di più, in termini di economia globale. Addirittura uno studio della Camera di Commercio di Catanzaro, fatto sul nostro festival, moltiplicava questa cifra in una maniera astronomica, perché a fronte di un investimento di 100.000 euro, loro calcolavano sulla base del pubblico, della provenienza del pubblico da fuori provincia, dei pernottamenti, eccetera, che si mettesse in moto a quasi 10 volte tanto. Il che per un piccolo paese che stenta tutto l'anno a, diciamo, a tirare a campare, sicuramente non è male. Però restiamo sempre in una logica di assistenza, in una logica nella quale quando il rubinetto si chiude poi non sappiamo più che cosa fare. Tanto per cominciare, questi fondi europei sono gestiti malissimo, nel senso che non esiste una voce dei fondi europei che riguardi le iniziative culturali. Questi soldi possono essere spesi in eventi solo se giustificano un maggiore afflusso di turismo. Ma per fare questo sarebbe necessario che i bandi della regione uscissero un anno prima, affinché chi deve organizzare veramente fosse messo in grado di creare un cartellone, mettersi d'accordo con gli operatori, costruire dei pacchetti e avere un anno di tempo per proporli nei luoghi dove questi vanno proposti e cominciare a suscitare un afflusso di turismo. Ma se il bando esce nel mese di maggio e le graduatorie vengono approvate nel mese di luglio o in alcuni casi nel mese di settembre, cioè dopo che gli eventi sono stati svolti, me lo volete dire quale programmazione si può fare su di questo? Una presa in giro. Il fatto che i meccanismi del bilancio di tutti gli enti impediscano in maniera strutturale una programmazione, no? E rende impossibile qualunque discorso sull'argomento in assenza di iniziativa privata che voglia dare una mano, come sto parlando di confederazioni, di albergatori, di ristoratori, niente, non ci siamo, non ci si arriva. Il festival di Badolato produceva all'incirca tra le 40 e le 50 mila persone che venivano durante l'anno, molti hanno comprato casa, alcuni ci sono rimasti, eccetera, eccetera, una movimentazione di una quantità enorme di soldi. Ma una volta che noi abbiamo deciso di non fare più quel festival, non c'è stato uno di quei di quelli che vendevano le granite, uno di quelli che riempivano, che avevano il bed and breakfast pieno, uno di quelli che riempivano il campeggio, che avesse detto: scusami, ma perché non lo fai più? Vediamoci, ti diamo una mano, eccetera. Allora, è un problema molto serio che ha a che fare con, diciamo, un po' di responsabilità di tutti quanti. Per quanto riguarda la politica, io ho avuto a che fare per 10 anni con un'amministrazione comunale, che è quella di Cavolo, in cui l'unico problema era se veniva a suonare Eugenio Bennato con il serio. E allora, mentre nel resto del mondo si parlava di altro e si facevano programmazioni, eccetera, per qualche motivo il politico locale è quello che, sempre per ciò che dicevo prima, ai fini di consenso, ai fini della cosa, ti deve dire: sì, suoniamo, eccetera, però tu direttore artistico, sei il direttore artistico, però devi trovare il modo di mettermi il gruppo del paese, ma non sa suonare, sì, ma non fa niente, è necessario che tu me lo faccia esibire lo stesso, ma è meglio che si faccia le ossa in qualche festa parrocchiale, e sì, vabbè, però tu vedi come puoi fare, perché al sindaco non puoi dire no, e deve suonare questo gruppo, e devi chiamare questo, devi chiamare quell'altro. Sono tutte cose che fanno alla fine disperdere veramente quello che potrebbe o avrebbe potuto o potrebbe ancora essere un percorso virtuoso, ma in Calabria non siamo abituati alla
alla previsione e al rispetto delle competenze, in cui i ruoli sono diversi e se ci si mette assieme si possono fare le cose, altrimenti tutti vogliono fare più. Sì, grazie anche per queste considerazioni. Io vi invito a comprare il libro e a leggerlo perché è anche interessante, soprattutto chi si occupa di cultura, chi appunto dentro le istituzioni, le amministrazioni e dentro i percorsi appunto di chi si occupa di festival dovrebbe leggerlo, insomma. Secondo me, io l'ho letto da profano, da chi non ci capisce molto, insomma, dal punto di vista musicale, tanto sotto la doccia pure male, quindi insomma non potrei dare un giudizio. Ma a proposito di musica, di canzoni che appunto per fuori tempo non hanno tempo, io credo insomma che Danilo e gli ho chiesto come un favore, anche se il contesto, l'ambiente insomma non è ideale, ho provato a dirgli c'è una mostra fotografica su Bullo, sulle rivolte contadine. Vediamo se riusciamo, però vorrei farlo perché io questa canzone l'ho ascoltata in un momento particolare, molto commovente, e lo faccio anche per ricordare un amico, diciamo un compagno che, non è, che sarebbe stato qui sicuramente, e appunto insomma io credo che questa versione della canzone che ho chiesto a Danilo per chiudere diciamo questo nostro dibattito e per aprire poi il resto che ci regalerà si è piaciuta a Quirino Letta, che io volevo insomma salutare. Allora, io la faccio e a questo punto, visto che c'è l'occasione, consentimi di per quelli che in questa sala per coloro i quali ha rappresentato e rappresenta ancora qualcosa, due parlato di Quirino Letta, ma due giorni fa se n'è andato Pietro Ingrao. Però poi nel corso degli anni Franco Fortini provò più volte a riscriverla, cercando di riprendere un po' lo spirito originale e di anche di, diciamo, di attualizzarla, ed è per me questo. Che non è urlata, vincerà.
compagni non morirà, al profitto e dal suo volere, l'uomo si tradì, malato come avrà il potere, dovere il no faremo. Enzo Bruno, che vuole lasciare un saluto, un ragionamento anche con noi. Io lo prego semplicemente di accomodarsi, così, siccome siamo in un periodo in cui ci vogliamo tanto, provo a fare altrettanto, insomma, anche qui a casa sua, però insomma, un po' più di tranquillità. Allora, Presidente, intanto grazie, noi abbiamo chiesto a molti degli ospiti che sono arrivati, insomma, le richieste tutte in sala, quando ha visto il museo, insomma, si è abbastanza meravigliato, possiamo fare un giro, quando possiamo venire a visitare. E questa è una cosa positiva ed è una cosa assolutamente importante, perché questa città, grazie anche al lavoro della provincia, ha dei punti in cui la cultura può vivere. Settembre al Parco, altre storie, insomma, che fanno parte del cartello della provincia, che tu da presidente hai continuato a mantenere, insomma, sono cose importanti che possono far contribuire alla creazione di un tessuto.
Ora io ho voluto che tu fossi qui tra noi proprio per provare a capire se riusciamo a meglio articolare il ragionamento di Danilo. Danilo diceva una cosa importante: spesso la politica, per come è fatta, per questioni di equilibri, impone delle scelte, o si impone delle scelte, che riguardano più la mangiatoia, insomma, quello che si può dare all'utenza, che non quello che si può produrre. Io dico, spesso è la politica del naso corto, no? Quello che non ha lungo respiro, che basta fare le cose e poi insomma prendersi gli applausi e poi pazienza se alle giovani e alle future generazioni non si riesce a lasciare nulla. Io credo insomma che il nostro ragionamento, dove appunto abbiamo qualche difficoltà, e che capisco, che riguarda il fatto che la provincia sia stata svuotata di funzioni importanti, quelle del mercato del lavoro per esempio, e non ci dà la possibilità spesso di ragionare in tranquillità su alcune questioni. Quando io penso all'industria della produzione culturale nel nostro territorio, penso a un fatto straordinario che potrebbe accadere utilizzando da una parte garanzie giovani, dall'altra le funzioni appunto che riguardano la provincia, gli istituti scolastici. Noi abbiamo la possibilità, ci sono istituti di moda, istituti professionali, che potrebbero aiutare un ragionamento. Abbiamo una vivacità nel territorio fatta di tanti prologo, di tante associazioni che spesso fanno teatro in maniera improvvisata e che, domani lo diremo, probabilmente creano un'alternativa anche all'illegalità nei territori. Ma potrebbero creare appunto lavoro, potrebbero creare un circuito per cui un giovane rafforza la sua condizione dentro il tessuto della società e quindi si impegna in quel settore, in quell'ambito, aiutato da un tessuto che le istituzioni possono mettere in campo. Ecco, qual è il ruolo che da questo punto di vista pensi che la provincia di Catanzaro possa avere e quali sono gli obiettivi che ti pone da questo punto di vista? Ma intanto grazie. Invito, anche se sono qui per raccogliermi e darvi il benvenuto, perché questo è il modo migliore per mettere a disposizione questo straordinario patrimonio culturale che la provincia ha. Però su questo io voglio essere chiaro questa sera, perché probabilmente in questi 11 mesi, quasi un anno, il 12 ottobre fa un anno che io sono stato eletto presidente della provincia. E voglio con voi, che siete un sindacato, il sindacato, fatemelo dire, più importante del paese, per numero, per organizzazione, per radicamento territoriale. Io non vorrei dire, caro Michele, di aver sbagliato forse a fare il lavoro che ho fatto e che assieme ai miei consiglieri provinciali abbiamo messo in campo in questo anno. Perché non abbiamo dato la sensazione che un ente di missione, perché abbiamo dato la sensazione che questo ente deve continuare ad avere un ruolo, perché l'Italia ha bisogno di internet. Forse Del Rio, che ha messo in campo, io l'ho definito un atteggiamento di furore distruttivo ed ideologico, perché lui proveniva da Lanci e voleva distruggere lui, quindi ha distrutto le province, che lo dico sapendo che ha la stessa via d'essere, quindi non ho problemi a dire che è un errore. Io penso, lo dico col sindacato, che forse bisognava mettere in discussione il regionalismo per come è stato vissuto e portato avanti in questi 45 anni. Non l'ente intermedio, perché l'ente intermedio il paese ha bisogno, perché è l'unico strutturato da un secolo e mezzo qualcosa in più, e che rispetto alle province c'è tutta un'organizzazione dello Stato che ha funzionato e funziona. È l'unica organizzazione che in 150-160 anni ha avuto un radicamento. Così funzionano le prefetture, così funzionano le questure,
così funzionano i comandi provinciali e territoriali, così funzionano le procure delle repubbliche. C'è un'organizzazione più ampia, dentro intermedio, migliore a questa dimensione. Si smantella? Io posso pure pensare che si possa avere un'altra idea, però bisogna capire quello che si dismette a chi va. Ecco perché, voglio discutere anche se con Giuseppe in maniera unilaterale più spesso ci troviamo a confliggere, io poi non rispondo perché non mi mandi rispondere a un sindacato a cui mi sento legato, però forse è quello che sfugge, forse ho sbagliato io a far capire che l'ente provincia continua ad avere un ruolo fino a quando non viene cancellato dalla Costituzione, perché dovete sapere che tra qualche mese non ci sarà più la parola provincia, cosa ci sarà non si capisce, ci sarà una cosa che si chiama aria vasta, ma è tutta da inventare. E allora queste aree vaste avranno quattro competenze e sono trasporti, ambiente, viabilità e finita scolastica. Trasporti e ambiente, allo Stato, non si capisce che di cosa dovremmo occuparci, perché è tutto in mano allo Stato centrale cose, e al governo regionale. Noi non abbiamo nessuna cosa, se non alcune autorizzazioni. E piccolissimi controlli sull'ambiente. Abbiamo il resto, l'edilizia scolastica e viabilità. Di questo di cui parlate questa sera, noi non dovremmo preoccuparci. Del mercato del lavoro, noi non dovremmo preoccuparci, anzi, la Corte dei Conti dice che se noi mettiamo un chiodo qui dentro, siamo passibili di danno erariale. Allora io dico a voi, non voi a me, tutto questo ambaradà che significa un patrimonio culturale di eccellenza che va a migliorare la qualità della vita delle persone, che fine farà? Perché nella legge si dice che non saremo più noi a gestirlo, ma non si sa chi dovrà mantenere questa ricchezza che negli anni è stata vita, che non solo Catanzaro, non solo Catanzaro. Oggi ci arriva una circolare del Ministero dei Beni Culturali, anzi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta facendo una ricognizione sul patrimonio culturale delle province, che probabilmente andrà ai Ministeri dei Beni Culturali, e considerato come organizzato il Ministero dei Beni Culturali, immaginate che cosa succederà del Musmi, del Marca Open e del Museo Numismatico che vi apriremo tra qualche giorno, perché l'abbiamo ammodernato, l'abbiamo fatto diventare un museo, perché lì a Pino Silvestre era una cosa che era lì, e abbiamo un patrimonio numismatico di livello internazionale. E allora lo dico forte, per questo io vi chiedo un aiuto. Chiedere alla regione e al governo nazionale quello che compro dalle province a chi va, e in questa fase di interregno come viene amministrato. Io vi dico delle cose che ad un sindacato forse ha un senso dire. Ci fanno fare la piatta organica e ci dicono dovete ridurla del 50% del costo attuale, c'è anche non dovete mettere in questo nella piatta organica i villavini, i vigili provinciali, i centri per l'impiego. Non li abbiamo messi i centri per l'impiego, la vigilanza provinciale, la cultura non sono nella piatta organica più della provincia. Io dico a voi ma la garanzia c'è per questo livello, cioè i dipendenti dei centri per l'impiego, che erano ex collocatori, dipendenti dello Stato, oggi io vi dico, non si sa questi dipendenti, questi lavoratori che fine faranno, andranno sui fondi comunitari e diventano precari, andranno in un'agenzia nazionale, non si capisce, allo Stato non solo, in nessuna pianta organica, li paghiamo noi, e non sappiamo
chi ci restituirà i soldi? Così come per la cultura, questo patrimonio, chi lo prenderà? Chi lo gestirà? E che fine farà? E questo patrimonio, caro Alessandro, significa l'unico momento culturale che il colombo della Calabria possiede. L'unico patrimonio culturale sarà fatto così, il palco della biodiversità. Se lo dismettiamo noi, io prendo il comune di Catanzaro, con quali soldi lo gestisce? Con quale personale? Sono cose che gli avete dato la pubblicità di porti qua. Noi lo manteniamo fino a quando la Corte dei Conti non mi dice: attenzione, vieni qua e rimborsami i 100.000 euro che ci sono per il parco, per tutto, siccome io non mi intendo di te, che lo ha la Presidente del Consiglio di Catanzaro, lui prende 100.000 euro, io non prendo nemmeno un'indennità. Boh, io non vorrei che qualcuno mi dicesse bravo, ma essere attaccato almeno, perché voglio dire, e oggi fare il Presidente della Provincia significa veramente fare il missionario e fare veramente... chi si assume la responsabilità veramente titanica? Il bersaglio però non lo voglio fare. Siete tutti voi, vediamo un attimo come trasformiamo questo ente e riusciamo a renderlo un ente capace di poter svolgere le competenze dell'Aterlio, sapendo che tutto questo non si sa che fine farà. Ce l'abbiamo noi. Noi faremo di conto il nostro ruolo e lo faremo coscienti del fatto che accanto a noi però ci deve essere la società civile, ci deve essere l'associazionismo, ci deve essere il mondo sindacale, perché non avremo da parte nostra le istituzioni, non ce le avremo, perché ormai devono scaricare tutto. E questo che voi dite, la produzione culturale, io non so in quale programmazione nazionale e regionale la devo fare. Non c'è proprio. E io voglio qui, oltre alle cose straordinarie che ha detto Danilo Gatti, io aggiungo che la produzione culturale non è solo un fatto che attiene alla ricchezza dei territori, non è solo un fatto che attiene alla produzione e alla, come dire, promozione dei tanti gruppi di giovani volenterosi che si approcciano alla musica, ma è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei territori. Che fine farà? Cioè la qualità della vita, e anche quando voi vedete la classifica delle città dei primi in graduatoria, una parte importante dei primi posti per guardare la vita, i musei, i parchi, la produzione culturale. Ricordate tutto questo che c'è. La provincia di Catanzaro, la provincia aveva ed ha un ruolo straordinariamente importante. Se vengono soppresse, questo dovrà accadere. E io lo pongo a voi, sapendo che noi stiamo facendo la nostra parte, la nostra parte, per tornare ai centri per l'impiego. Se da 40 dipendenti al centro di Catanzaro ce ne sono 16, e io ho difficoltà non solo a spostare del personale, ma l'assumere, non se ne parla nemmeno. Anche se timidamente, per 6 mesi ci consentono nel prossimo anno, probabilmente bisogna vedere se si firma il contratto col Ministero del Lavoro e forse ci rimborsano quello che spendiamo, perché noi non possiamo nemmeno prevederlo in bilancio, forse possiamo assumere qualche unità per mantenere i livelli dei servizi allo stato in cui li abbiamo ricevuti, ma questo è impossibile, perché se ne abbiamo carico di 40 e ne abbiamo 16, altri 4 vanno in pensione, con 10 non possiamo assistere e dare servizi a 360.000 abitanti. Quindi io non sono qui per lamentarmi, sono qui per dire i problemi che stiamo affrontando. E sapete, la provincia di Catanzaro è una delle poche d'Italia che paga gli stipendi, che mantiene i servizi, che fa la manutenzione alle strade, che tiene aperti gli uffici per l'impiego, che non ha licenziato, che non mette in mobilità e che fa un lavoro straordinario. Fino a quando? Non lo so. Io vi chiedo, e qui
quindi che il mondo del sindacato è vero, ci stia dietro e ci pungola, però abbiamo bisogno anche di sostegno, perché veramente siamo da soli, siamo l'unico ente amministrato da amministratori che non percepiscono l'indennità e hanno le responsabilità penali, amministrativi enormi. Stasera io ho potuto dire queste cose, vi ringrazio, la presenza del segretario nazionale della CGIL, la presenza del segretario provinciale, e non vi chiedo soldi, mica vi chiedo soldi, anzi il lavoro vostro è preziosissimo, però penso che assieme dobbiamo indirizzare le nostre battaglie anche a chi in questo momento ha il dovere di assicurare i servizi, di assicurare la dignità dei cittadini a livello territoriale e soprattutto ai piccoli comuni, perché lo dico e chiudo, se viene a mancare l'ente intermedio saranno i piccoli comuni a pagare e quindi i cittadini a pagare le conseguenze. Dite al comune di Centrache, un comune di 100.000, che deve farsi la manutenzione dei 10 km di strada provinciale che attraversano il proprio territorio, e poi passiamo a più grande. Dite al comune di Catanzaro di farsi la manutenzione ai 500 km di strada che attraversano il proprio territorio provinciale, il proprio territorio comunale, e di fare la manutenzione ai 15 edifici scolastici superiori che sono presenti nel territorio comunale. Immaginate, questo è lo scenario. Allora io penso che forse è meglio ripensare la riforma del PD, è meglio azzerarla e pensare a come rivedere il regionalismo in Italia, sapendo che è lì, che è la funzione fondamentale. E devono restare due competenze: legislazione, legiferare, controllo e programmazione. La gestione deve andare ai comuni e agli enti intermedi, che hanno e devono avere la capacità di costruire uno sviluppo più ampio rispetto ai piccoli comuni. Vi ringrazio davvero per questa possibilità che mi avete dato, perché penso di aver coordinato un elemento per discutere molto nei prossimi giorni. Grazie. Grazie a te Enzo, grazie a te. Io semplicemente una battuta, non voglio spostare l'asse della discussione, perché vorremmo centrare, diciamo, l'argomento per il quale siamo qui, e io ti ringrazio che hai altri impegni. È semplicemente due cose, due considerazioni. Una, dove ci sono lavoratori, noi non lasciamo mai soli i lavoratori, per cui insomma ci siamo e siamo dentro ai processi, a tutelare, a difendere il lavoro. Per cui di converso, insomma, lasciamo solo chi poi rappresenta l'istituzione in questa situazione. E ti aggiungo che noi da mesi, insomma, diciamo che l'apice è stato il Giro d'Italia, no? Di questa campagna del pubblico impiego che si chiama con l'hashtag, ormai siamo moderni pure noi, che ne dicono i nostri amici o nemici, insomma, senza province, proprio per lanciare il tema del fatto che questo paese non può vivere di deregulation, no, così confusionaria come si sta facendo in queste ore anche con la riforma del Senato. Permettimi una battuta in amicizia, poi è ovvio che i pungolamenti sono proprio perché vogliamo che alcune cose vengano fuori anche nelle contraddizioni che ci sono al potere in questo momento. Siccome tu hai la stessa tessera, io sono quella della CGIL, magari è più facile pure a te, insomma, dire del Rio qualcosa, insomma, rispetto a questi problemi. Comunque no, scherzo. Lo sai che sono un tipo. Poi ti abbiamo registrato, per cui gliela mandiamo e siamo a posto, insomma. Sì, lo so. Grazie davvero Enzo Bruno per la cortesa ospitalità e bocca al lupo per le cose, insomma, che ci attendono a tutti quanti. E a questo punto i tre interlocutori che sono rimasti, richiamo la presidenza, Michele Gravano, segretario generale della CGIL Calabria, che deve aiutare a concludere l'iniziativa. E c'è con noi Camillo Rivaro, che è presidente delle piccole industrie di Catanzaro, che rappresenta Confindustria in questo caso, Daniele Rossi, presidente in Corea
per affari, diciamo, della società, per rappresentare il Caffè Guglielmo. Gli mandiamo anche a lui un saluto in bocca al lupo. Quanto le aziende della Calabria, insomma, sbarcano i confini internazionali, c'è solo da stare contenti di questa cosa, e mi aiuterà anche in un ragionamento Rosario Amato della compagnia Stabile Amato. È un medico, lo conosciamo, il nostro iscritto, il nostro compagno della CGL, per l'SLC, la categoria che segue la produzione culturale, appunto, è il delegato per i teatri, e io vorrei partire da lui perché è un lavoratore, conosce, diciamo, quali sono i problemi rispetto a chi appunto si occupa di teatro e quali sono le difficoltà che spesso si incontrano. Grazie mille, grazie a tutti voi. Allora, rispetto al tema fondamentale della discussione, cioè costruiamo l'industria della produzione culturale, andrebbe scisso, perché, diciamo, costruire l'industria della produzione culturale è un problema e un dibattito acceso ormai sul territorio nazionale da tempo. Cioè esiste un certo naufragio, un certo fallimento delle politiche culturali in Italia. Il MIBAC rappresenta, quindi il Ministero delle Politiche Culturali, eccetera, rappresenta un buco nero, e dal punto di vista della legislazione e dal punto di vista della gestione delle risorse culturali rappresenta sostanzialmente il più grande fallimento concettuale che esista in Italia. Un paese che dovrebbe ragionare, no, e trovare nelle politiche culturali, che poi ha un significato e un ventaglio di offerta enorme, forse la principale risorsa da associare al turismo, vede invece nelle politiche culturali semplicemente o un luogo di potere o un luogo di gestione di risorse a livelli nazionali, europei, eccetera. Il problema della politica culturale è che finora è stato, come diceva anche il primo interlocutore, una politica di tipo assistenzialistica, ma una politica di tipo assistenzialistica centralizzata, e mi spiego e vi faccio un esempio. Come una compagnia, no? Considerate che in Italia, per come è strutturata la tassazione, noi non possiamo neanche in semplicità e armonia costituire, ad esempio, infatti, delle cooperative, ma de facto noi siamo delle cooperative. Chi vuole fare teatro o piuttosto comunque produzione culturale a un livello professionale, quindi professionistico, dovrebbe costituirsi in società cooperativa, in cui non esiste, come voi ben sapete, un padrone o di lavoro, se vogliamo, no? Rivedere il linguaggio, il lessico, ma esiste sostanzialmente che il lavoratore è esso stesso il suo datore di lavoro, è esso stesso il suo stesso imprenditore. Questo non si può fare perché da questo punto di vista l'imprenditoria culturale è tassatissima, a fronte ovviamente di una programmazione economica più introito economico dilazionato nel tempo e ovviamente, come dire, subietto a variabili esterne. A questo punto cosa si fa? Si costituisce l'associazione culturale. L'associazione culturale è diventata ormai in Italia il cosiddetto credito e veritario sotto cui si tendono a coltivare sia grandi potenzialità, no, del terziario, quindi sia grande potenzialità da un punto di vista culturale dell'iniziativa individuale, ma anche una serie di illecità enormi, perché sotto l'ombrello dell'associazione culturale è possibile avere gente pagata in nero, è possibile avere contributi non versati, è possibile avere non l'obbligo della partita IVA, ma quindi tutto una serie di giri, no, e di rientri di denari. Soprattutto l'associazione culturale costa poco a chi la fa e costa tanto, perché fa perdere dei diritti, a chi ne fa parte. Tuttavia rappresenta ad oggi l'unico strumento per chi vuole fare una politica culturale sostenibile. Fatto questo, se tu vuoi accedere a dei fondi ministeriali, dici tu cosa fai? Presenti un progetto culturale, no? Una stagione teatrale, piuttosto che uno spettacolo, piuttosto che una tematica, e posso più o meno acquisire dei fondi. Non funziona così. Paradossalmente in Italia può prendere soldi per la produzione culturale chi già la fa produzione culturale, il che non si capisce come sia possibile. Quindi, per esempio, già è uno tipo di ragionamento politico che esclude i giovani, perché per accedere ai fondi ministeriali tu devi avere un certo numero di date,
di date con contributi versati, quindi tutta la gestione di samples, quella che si chiama appunto l'agibilità, oggi se ti è passata l'Inps si chiama la versione contributiva. Come fai ad avere questi? Devi praticamente dichiarare una serie di dati e pagare ovviamente i contributi sia a te stesso sia individuale, ma alla compagnia, quindi ai lavoratori, siano essi macchinisti piuttosto che attori, piuttosto che danzatori, piuttosto che registi, piuttosto che autore. A questo punto tu per ogni data accumuli una serie di cosiddette agibilità. Quando ne hai un tot, a prescindere che tu presenti la merda piuttosto che una grande opera culturale, per i finanziamenti, è un automatismo. Il ministero cosa ti chiede del dubbio che unico prerequisito per mantenere quel finanziamento praticamente a vita? Mantieni quella tot di agibilità, cioè di contributi. Non viene valutata l'offerta qualitativa, non viene valutata l'offerta teatrale, non viene valutata l'offerta tematica, non viene valutata, come dire, la difficoltà territoriale, la specificità territoriale e quella che è la produzione e quando questo può incidere nel territorio, se è un'opera di tipo sociale, se è un'opera di tipo politico, se è un'opera di tipo, come dire, che riprende le radici del territorio e prova a fare un ragionamento di tipo antropologico e sociologico. Con una certa musica, un certo teatro, sono i capitali, no? Tutto ciò è completamente indifferente ai fini del bilancio ministeriale, ciò che conta sono queste attività. Come si fanno queste attività? Quindi devi avere già di te la possibilità, un capitale degli studi per fare il teatro, piuttosto che festival, piuttosto che così. Se non ce l'hai e puoi accedere ai fondi, devi essere comunque già, come dire, ambiente economicamente. Quindi cosa fai? Dichiari un certo tot di date, ti compri, perché non c'è un controllo su questo, dichiari quelle date, te le compri, dice all'Empals, guarda, io tizio, Caio Sempronio, solo tizio, abbiamo lavorato tali da oggi giorni, tali date, purtroppo ho dimenticato, ti pago le 24 con il 4% di morte. Ottengo un tot date, prendo il finanziamento. Questo è il discorso a livello ministeriale, salvo poi la revisione delle politiche francescine che sono state assolutamente un disastro. Si è chiesto di lavorare gratis, si è detto che la colpa era dei lavoratori dei musei piuttosto che dei lavoratori orchestrali, piuttosto che la colpa era dei lavoratori. Cioè la colpa per, diciamo, la visione renziana è di chiunque faccia un lavoro, di chiunque, come dire, contribuisca fattivamente a qualcosa e non rientri in questa meravigliosa macchina della guerra dell'istantaneità, no? Della bellezza estetica spesa subito così. Chiunque rovini l'immagine, quindi i musei li possiamo tenere aperti, come dire, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, al di là del precariato che in esso si può andare ad annidare, quindi delle sofferenze e quindi dell'esigenza di dover fare la spesa, di dover pagare delle spese sanitarie, di dover, come dire, costruire anche un nucleo familiare, un nucleo affettivo, tutto ciò, la sofferenza del singolo nelle politiche culturali, ma in una visione di paese, questo è un paese assolutamente, mi spiace dirlo, un paese è finito. Noi abbiamo ricostituito un sistema di feudalesimo spinto, forse pochi se ne sono accorti, ma siamo passati dal capitalismo esasperato, siamo ritornati al feudalesimo spinto. Cioè noi conserviamo caste, noi conserviamo professioni che tramandiamo e posizioni di potere, di privilegio che tramandiamo. La possibilità davvero della impresa, dell'iniziativa culturale, dell'iniziativa scientifica, piuttosto che dell'iniziativa fattiva pratica è assolutamente finita. Questo è un paese che è virtualmente finito per le politiche che sono state finora strutturate. La crisi non è stata, se, come dice qualcuno, un'opportunità, è stata un'opportunità per chi ha voluto chiudere una certa fase di democrazia e aprire assolutamente una certa fase di oligarchia, e questo si ripercuote nelle politiche culturali. Queste politiche culturali che non hanno una programmazione, perché è vero che non solo a livello regionale, dove poi cambio una piccola parentesi per chiudere, ma a livello nazionale, la programmazione è completamente assente. E i pochi soldi che ci sono finalizzati a grossi centri di potere, grossi festival, grosse compagnie, senza andare a valutare tutto un tipo di lavoro, quindi giovani compagnie, giovani imprese culturali, giovani che vogliono investire nel campo del teatro, della musica, piuttosto che nel campo dell'editoria, piuttosto che nel campo del cinema indipendente. Tutto
ciò è assolutamente, perché non c'è una valutazione qualitativa, né c'è una, come dire, perequazione, no? Quindi fare una sorta di media e ponderata, dire non posso pretendere dalla compagnia di Virgilio Sieni, per dire, di Venezia, che gestisce la fondazione biennale, lo stesso che posso pretendere da Rosario Amato a Catanzaro, non perché uno non possa arrivare a quei livelli, ma perché la territorialità è diversa, perché la regione Veneto ha fatto un investimento ormai da 40 anni in politiche culturali che la regione Calabria latita tuttora a fare. E quindi ritorniamo al fatto, alla peculiarità del regionalismo. Questo regionalismo è un regionalismo assolutamente pensato, come dire, per essere un regionalismo di tipo assistenziale, un regionalismo di tipo fallimentare. Non c'è una programmazione culturale, ha ragione il collega, anche nei festival, anche nei teatri, anche per quelli che sono i fondi per sostenere, come dire, le politiche culturali. Noi ancora, fino all'anno scorso, si è lavorato con gli scampoli del vecchio, diciamo, del vecchio quinquennio, ancora manca la programmazione, quindi i soldi probabilmente mediamente arriveranno tra 1 o 2 anni. Quindi se vuoi lavorare e prendere il bando, innanzitutto devi avere una certa garanzia economica, investire soldi che non sai da dove prendo, perché un conto è vendere caffè, un conto è vendere un prodotto culturale. Il caffè, se io lo voglio, mi piace, è di qualità, lo compro subito. Il prodotto culturale devi investirci prima, devi trovare dei giovani o trovare degli artisti, devi garantirgli delle condizioni minime perché questi possano lavorare con dignità, cioè un minimo di paga giornaliera, un minimo contributivo giornaliero. Se gli fai venire da fuori, perché poi voglio aprire una parentesi, c'è la formazione in Calabria, e spesso qui prendiamo danzatori piuttosto che attori anche da fuori, e ti dico poi perché, allora devi garantirgli anche vinto e alloggio. Cioè una produzione culturale che è a Venezia, cioè per esempio adesso l'ultima opera, non dico Le Supplici, che è stata una produzione di Armi dell'Arte Festa, ma per dire di Donne d'Enea, che abbiamo portato in giro per tutta Italia, che è fatta in Emilia Romagna, dove originariamente noi siamo nati per diverse ragioni anche di convenienza, e poteva costare 2-3 mila euro e dare un ricavato che veniva diviso tra i membri dell'associazione, che sono gli stessi i lavoratori, di altri 2-3 mila euro, qui costa 5-6 mila euro e incassa alla fine tra Enfalzo, SIAE, quindi la parte contributiva, e vitto e alloggio al lavoratore, e il salario giornaliero, service, pagamento di teatro, in Calabria, ma soprattutto a Catanzaro non esistono spazi pubblici, non ci sono ragionamenti sugli spazi teatrali, e o questi sono affidati al dilettantismo, perché un altro problema della produzione culturale calabrese è il dilettantismo, chiunque si sveglia senza assicurare nulla, fa è convinto di fare altro, senza sapere che dietro c'è un ragionamento di diritti e di costruzione di diritti. Tutti sono compagnie, dietro non hanno neanche associazioni, prendono soldi, non pagano tasse, non pagano le persone che lavorano, quello è una compagnia, cioè un'associazione a delinquere che ha dietro il cappello della vita. In Calabria tutto ciò costa meno di doppio, costa meno di doppio, quindi chiaramente è un ragionamento ancora difficile da fare. C'è il problema degli spazi, perché città del sud Italia, dell'estremo sud, come Catania, hanno pensato, io conosco molto bene, hanno pensato a costruire quelli che sono una sorta di spazi pubblici e darli praticamente a costo zero delle giovani associazioni che vogliono fare teatro, piuttosto che musica, piuttosto che danza, o a delle cooperative, chiedendogli dietro, questo è uno spazio pubblico, tu lo mantieni, paghi luce, paghi l'acqua, io te lo do 5 anni, dimostra che fai produzione culturale seria, cioè devo vedere gli spettacoli, non devo semplicemente vedere un cartellone, attenzione che c'è differenza, quello spazio è tentato, dopodiché tu lo mantieni, però mi devi assicurare qualità delle produzioni e ingresso del lavoro di giovani professionisti nel settore. Allora questo è un primo investimento, qui non esiste questo ragionamento. I teatri sono
pubblici, tra virgolette, perché sono privati. I direttori artistici di questi teatri vengono pescati nel sottoposto familiare di una certa, mi dispiace dirlo, imprenditoria più o meno fallimentare cittadina, diciamolo. Ma i cartelloni che questi stessi direttori artistici con questi sovrintendenti pensionabili e pensionati riescono a produrre sono delle pseudo-tarante, perché se ci fai caso non è, sono due anni che ci propone più o meno delle pseudo-tarante, ok? Ok, e lì anche sulla tarantella bisogna d'accordo, come se in Calabria tu mi fai un festival d'autunno dove non sei in grado di portare un'opera teatrale seria, un'opera di danza seria, un'opera musicale seria. No, devi andare a comprare i pacchetti, e questi stessi pacchetti sono quelli che i cosiddetti teatri pubblici da Tamparelli acquistano da mercanti d'arte, cioè da mercanti che vendono i concerti e vendono i biglietti degli spettacoli e vanno a sverciare. Allora io ti do un certo pacchetto della compagnia di De Filippo, che in teatri seri italiani non ha più accesso, signori. Quando andate a vedere Natale a casa Bugliello, fatto Tris nipote di De Filippo, nei teatri non si vede, si vede il teatro di sperimentazione, un certo teatro d'avanguardia, un certo teatro classico, ma fatto con il gusto e con la qualità del teatro classico. Questo si riesce a vedere. Qui guardate il nuovo cartellone, dietro una certa parte andate a vedere chi ha venduto i pacchetti del nuovo cartellone di questo nostro essere teatro pubblico, in che mercato hanno, in quali teatri voi ritrovate lo stesso tipo di spettacolo. Allora, non c'è un teatro di sperimentazione dove si possa fare sperimentazione. Io mi occupo di teatro danza e di drammaturgia sperimentale. Probabilmente in tutte le altre città d'Italia dove lavoriamo esistono dei teatri di tradizione, che fanno questo, piuttosto che dei teatri, degli spazi di sperimentazione. Non dico l'esempio di Roma e Milano, dove ovviamente si sprecano gli esempi, ma città come Bari, città come Taranto, città come Catania, città come Messina riescono a fare questo. No, e non riesce a farlo parzialmente Cosenza, perché Cosenza da questo punto di vista ha una marcia in più, ha un investimento e una certa tradizione anche nel teatro d'avanguardia di sperimentazione che in questa città è assente. Qui proponiamo pacchetti precontratti, non si valuta, non io ho una compagnia che lavora in tutta Italia, ho provato a contattare i direttori artistici dei teatri catanzaresi, mi sono rifiutato. Ho detto no, l'unico serio con cui ho potuto fare una produzione, perché i festival, i teatri devono fare le produzioni, se non investono nella produzione ma comprano una commercialità di un merchandising di un mercante d'arte, allora è un altro discorso, non dà posti di lavoro, non porta ricchezza nella terra, non porta ricchezza a nulla, e in quei teatri hai perfino dei macchinisti che continuano a essere precari e che non ricevono stipendi da un qualche, allora tu mi compri un pacchetto di 10 spettacoli, mi fai un festival di primavera, come mai in questo teatro ci sono due macchinisti precari o due macchinisti che non vedono lo stipendio da una serie di mesi? Questa è la domanda. L'altra domanda è: perché si è costretti spesso a pescare da danzatori piuttosto che attori, piuttosto che professionisti nel campo illuminotecnico, piuttosto che nel campo scenografico da fuori? Perché la Calabria è l'unica regione d'Italia a non avere un profilo di formazione professionale né nazionale, né regionale né provinciale che dica è operatore del settore culturale. Quindi tutte le scuole di danza piuttosto che di recitazione a cui voi mandate i vostri figli sono fasulle, sono semplicemente tu vai tutti al tuo corso e puoi imparare se chi lo organizza è bravo come non imparare, ma non rilascerà mai una qualifica tale da essere spesa nel territorio regionale o nazionale e ti qualifichi come professionista. Non basta andare a fare un teatro dialettale per strada piuttosto che in auditorium dove si pagano 700 euro ogni replica, più gli devi fare un assegno, non so se esiste un qualcosa che ti lascia un assegno di 2000 euro per protezione di eventuali danni, ti faccio un assegno. No, ma poi io lo strappo dopo, questo è il comune di Catanzaro, tu mi fai un assegno per eventuale sicurezza, poi io lo strappo. Non c'è un profilo culturale, quindi chi volesse fare una reale Accademia delle Arti che unisca, come c'è in ogni regione italiana, il profilo dell'attore, del danzatore, del danzattore, piuttosto che dell'illuminotecnico, piuttosto che dell'esperto scenografico, piuttosto che dell'esperto del suono, del check sound, qui in Italia, qui in Calabria, lo fa il titolo dilettantistico, paga dei soldi, ma non ha il campo, magari impara anche, ma non ha il campo il titolo.
fuori dai territori regionali è pari allo zero. Allora, perché questa regione, oltre a non avere una programmazione economica nel campo dell'arte, a non avere fondi da investire sui giovani artisti, sulle giovani compagnie, sulle giovani produzioni teatrali, se non basate sul numero di agibilità che io dichiaro e compro dalla SIAE o all'ENPA? Perché, oltre a fare questo tipo di ragionamento, non investe in una politica degli spazi e una politica del sostegno alla cultura, perché questo porta posti di lavoro. Tutte quelle figure professionali di questi profili che sono assenti in Calabria creerebbero posti di lavoro. Una produzione culturale seria crea posti di lavoro. Tutto. In paesi seri le politiche culturali muovono tra il 2 e il 3% dei PIL. Fate un po'. Grazie Matteo. Però insomma posso dire che è bello sentir parlare di professioni, insomma di qualifiche, ogni tanto insomma in questo paese che non se ne parla mai, sembra che il lavoro sia una cosa fumosa, no? Non ci sia dietro appunto una fatica appunto di diventare e di volersi migliorare, no? E l'arte insomma da questo punto di vista ci aiuta e io spero insomma che dentro tutte le denunce che Rosario ha lanciato insomma noi siamo nelle condizioni, nella capacità come organizzazione sindacale di aprire anche delle brecce da questo punto di vista, che parlino di questi temi e provino a cavalcare da questo punto di vista e a inclinare anche i rapporti di forza che in questo momento ci sono. Ma io voglio tornare all'impresa, all'industria, a quello insomma che è un mondo che spesso rispetto appunto a questi temi io insomma, posso permettere assente, diciamo, non se ne discute molto se non per il fatto insomma, che ci sono delle belle imprese, aziende piuttosto che imprenditori che mettono in campo un po' e vivono di questa, di questo lavoro, di questo mestiere. Qual è la cosa che secondo Confindustria da questo punto di vista manca la Calabria, se manca qualcosa, oppure se l'idea è che noi abbiamo bisogno dell'industria to cure, perché insomma immaginiamo con no, il comignolo, il fumo che esce e siamo a posto. Te lo chiedo appunto Camillo Privaro, presidente dei giovani della piccola industria di Catanzaro. Buonasera a tutti, consentitemi i saluti del Presidente Rossi, che suo malgrado si trova insieme, si trova in Corea per le attività di sviluppo, come già avete premesso. E la cosa simpatica che voglio dire è che diciamo, la Guglielmo è stata scelta da un grosso investitore coreano per fare delle aperture in Corea e adesso iniziano ad aprire anche in Cina. Tra diciamo i vari screening che hanno fatto all'attività di produzione, che quindi poi diciamo, che hanno permesso di decidere quindi di fare questo percorso a Guglielmo, c'è un piccolo aspetto anche culturale, chiamiamolo così. Il marchio della Guglielmo in quei paesi ha un significato culturale e quindi è un qualcosa di riconoscibile. Quindi cosa c'è? Cosa c'è? Perché io sostengo che la Confindustria sostiene, secondo me sbagliato, perché la Confindustria non sostiene la cultura, sostiene che la cultura è un elemento fondamentale per la crescita delle aziende, ma per la crescita delle aziende del paese. Vi spiego anche perché. Fondamentalmente, io sono andato a vedere un attimo anche i dati diciamo della produzione culturale italiana sul PIL, e che non sono, voglio dire, tanto negativi, sono circa tra il 5 e il 6% del PIL italiano, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che dalla cultura nascono tante altre attività che, se si vanno a sommare, contano circa il 15% del PIL italiano. Che cosa voglio dire? Allora, la cultura, quella che va sostenuta, perché c'è un tipo di cultura, o meglio, cioè sono la classe culturale, quella teatrale, quella musicale, quella cinematografica, dove, come diceva, non ricordo il nome,
Rosario, Rosario che faccio il complimento per la passione, perché quando si vedono dei ragazzi che hanno così tanta passione, questo è un sintomo di fiducia, un sintomo di fiducia. Ci sono queste attività che obiettivamente, se andiamo a fare una metrica contro-economica, non hanno la capacità di mantenersi, cioè hanno o probabilmente un conto economico negativo, ma hanno un conto economico negativo se noi li guardiamo in maniera migliore. Se noi iniziamo a guardare invece quello che queste attività poi riportano sul territorio, ci rendiamo conto che ha un moltiplicatore importante. E posso fare anche degli esempi banali, cioè anche le varie soppopere che sono state girate in alcune regioni, no? Prendete Montalbano. Montalbano, vabbè, è una produzione cinematografica, ha avuto un successo, quindi ha un ritorno economico. Comunque questa visibilità sul territorio ha dato un ritorno importantissimo. Il Beautiful, no? Che hanno fatto 25 giornate in Puglia, che ha avuto per la Puglia un moltiplicatore economico eccezionale. Allora, l'industria ritiene che vada sostenuta la cultura, anche perché è dalla cultura, solo qualche oggi noi siamo in un paese saturo, cioè siamo arrivati in un paese dove bisogna soltanto creare qualcosa e la creazione arriva soltanto dallo stimolo culturale. Allora noi abbiamo la cultura e la creatività. Allora la creatività è figlia della cultura, cioè prende spunto humus dalla cultura, per poi trasformare anche all'interno delle imprese quello che è un valore aggiunto. L'italianità del mondo, voglio dire, si è diffusa anche attraverso la cultura cinematografica, che ha consentito a vivere oggi del Made in Italy. Noi stiamo oggi effettivamente trascurando questo aspetto, ma noi sosteniamo che ci devono essere delle forti politiche a sostegno della cultura, perché è come la sanità, no? Cioè la sanità non deve essere un'azienda, almeno questo è il mio pensiero, la sanità non deve essere un'azienda, la sanità è un bene pubblico, no? Quindi voglio dire, essendo un bene pubblico, non per forza il conto economico deve chiudere il cantiere, deve chiudere anche un servizio che bisognerà, perché ha un ritorno economico che noi non riusciamo a vedere oggi, ma che se riusciamo a contabilizzare, se ormai si può contabilizzare, perché ci sono metodi per contabilizzare, hanno valori economici molto. Grazie per averci dato un contributo anche al ragionamento. Io la chiudiamo, vi assicuro che riteniamo ancora impegnati per qualche minuto, dopo qualche nozione. Posso dire? Sì, l'occasione anche per invitarvi, proprio per dirvi quanto noi specialmente diciamo, almeno visto che Catanzaro è vicino alla cultura, noi come i giovani imprenditori della provincia di Catanzaro, e io ne faccio anche parte perché per intero non sempre sono un pochino giovane, stiamo organizzando una rappresentazione teatrale sulla vita di Guglielmo, che sarebbe il fondatore della cultura. E siamo noi in primis che ci mettiamo diciamo, in gioco come e faremo questa rappresentazione, se adesso andrò le prove, faremo questa rappresentazione il 26 di novembre per una raccolta fondi, poi da devolvere, in genere rivolgiamo un'attività per i bambini. Quindi vi sfrutto la questione per invitare tutti il 26 novembre al Politeama, dove bisogna pagare purtroppo per di beneficenza. Grazie davvero anche per l'invito, insomma, come dicevo Rosario un po' recitano tutto, scusate mi permetta, perché anch'io insomma nel mio curriculum ho qualche apparizione tra le commedie diciamo paesane, quindi no, saremo lei, so che c'è questo insomma che Confindustria si impegna soprattutto quando si tratta di sociale e di ragionamenti che riguardano da questo punto di vista temi di sensibilità. Noi diciamo vorremmo con Daniele Rossi abbiamo un'ottima interlocuzione su diversi temi, poi su altri
naturalmente veniamo da vissuti diversi, da rappresentiamo mondi diversi e differenti, e abbiamo qualche diciamo di difficoltà di dialogo, ma io ringrazio anche ringrazio assolutamente per il contributo. Non buttiamola su su molti temi, vorremmo chiuderla anche per i nostri ospiti che sono stati talmente diciamo gentili a avere la pazienza di ascoltare i nostri ragionamenti. Dicevo, prima di dare la parola a Michele Gravano, che deve un po' confortarci, poi gli spiego perché, vorrei ricordare insomma che domani alle 5 iniziamo il secondo appuntamento. È un appuntamento importante perché parliamo di legalità, il titolo è Cultura, la legalità si fa strada. Iniziamo proprio con provando ad allestire un po' meglio l'ambiente per permettere ai Don Chisciotti senza mancia di iniziare la loro rappresentazione, e poi ci spiegheranno qual è il loro impegno e perché fanno quello che fanno insomma a Reggio Calabria, e poi spiegherò anche io insomma perché a Reggio Calabria abbiamo scelto anche diciamo di investire su un momento che non viene da questa provincia, da questa città. Dicevo, mi chiede, c'è da confortare perché qua insomma, siamo messi male, un paese finito, quando, diciamo con, no, mi sono segnato qualche battuta. Le questioni del Presidente della provincia che giustamente insomma, ci chiede conforto per risolvere i guai che loro creano, insomma, se posso dirla così, per generalizzare, per fare tutto nel buon fascio, e un po' di ufismo per dire alla Renzi, insomma, che no, c'è questa fatica no, di guardare oltre alla fase, la fatica di pensare appunto che ne usciremo in qualche modo, e anche un certo tipo di depressione insomma che invade i nostri ambienti, perché insomma appunto come abbiamo detto all'inizio, fuori tempo, quindi un po' sballottato di qua e di là, pensiamo che non se ne esce. Ora tu che hai diciamo l'onore di rappresentare la CGIL in Calabria, quindi ci manca un interlocutore, ci manca Visconti che si è giustificato per non essere presente per impegni istituzionali, ci manca Franco Martino al quale non abbiamo un abbraccio di buona ripresa insomma perché ha avuto qualche difficoltà di salute, ma tu che dicevo hai l'onore di rappresentare la CGIL a livello calabrese, dopo diciamo da questo punto di vista qual è il tema che chiederesti insomma alla giunta regionale di animare, di muovere appunto per uscire fuori da questa fase? Grazie a Giuseppe, grazie ai nostri interlocutori. Mi corro l'obbligo di portare i saluti già fatto Giuseppe di Franco, purtroppo 3-4 mesi una brutta infezione non riesce a guarire, e ieri è dovuto ricorrere nuovamente per un contrattempo in ospedale. Scuso, ci saranno altre occasioni per essere presenti. Devo dire, non vedo Danilo Canto, che è qua, quindi, l'inizio mi ha fatto saltare perché io sono pasta tarantella, io sono innamorato delle tarantelle, nella versione napoletana considero la mondiata nera una delle cose più belle che esprime l'animo popolare e l'ironia e il sarcasmo della cultura del popolo napoletano. Eugenio Bennati non mancava mai dalle nostre feste e ci ha fatto male la taranta in un'altra versione, in quella pugliese. Poi venendo in Calabria l'ho scoperta anche in Calabria. Capisco il senso delle critiche che fa Danilo, però dovremmo coniugarle su un altro fronte. Guardate, l'iniziativa di stasera da parte del Canale Europeo è un'iniziativa molto importante. La CGIL nella sua storia ha ricercato il rapporto non solo con i grandi intellettuali del pensiero, ma anche col mondo culturale degli artisti. Ricordo
noi che siamo innamorati di Vittoria, una manifestazione degli artisti a Roma, parlava Anna Magnani, insieme a Di Vittorio, e c'era una scena bellissima, tenerissima di Vittorio De Sica che aggiustava il collo del cappotto che le copriva il volto. Cioè, gli artisti sono stati sempre una componente fondamentale nel bene e nel male, anche nei momenti conflittuali, perché la valorizzazione della cultura in tutte le sue sfaccettature è una parte importante dell'identità di un popolo e soprattutto di un mondo del lavoro che non è chiuso in se stesso, ma ha l'ambizione di cambiare la società, di cambiare il mondo e quindi anche le culture dominanti. E quindi questo rapporto noi lo vogliamo coltivare in senso generale, perché le battaglie che abbiamo fatto intorno all'articolo 18, ma per i diritti, in molte parti d'Italia ci siamo trovati vicino tanti artisti di tutti i campi. E quindi che la CGIL di Catanzaro, mi auguro anche le altre CGIL, perché a volte noi rimaniamo dentro il perimetro della nostra rappresentanza, voglio perseguire questo rapporto che è complesso, perché noi siamo abituati a parlare e a rappresentare collettivamente, mentre qui bisogna interloquire individualmente. Ogni personalità artistica ha una sua autonomia e non sempre si riesce a mettere d'accordo tutte queste personalità, ma è una frontiera del nostro lavoro, del nostro lavoro sindacale, della nostra battaglia per i diritti e per l'evoluzione democratica della società. Fatta questa premessa, voglio fare alcune considerazioni e mi sono chiesto: ma quale politica culturale, la politica di centrodestra e anche di centrosinistra, ha ideato per questa realtà? Io ho avuto un'esperienza tragica tra virgolette, quando dovevo misurarci con l'inondazione di Sipari, l'assessore regionale era Mario Caligiuri, e tutta la sua preoccupazione chiamava il sindaco per dire, dice la stampa che mi sto occupando del problema, in una situazione drammatica. Conosce gli scavi di Simba, di sempre dell'importanza nel mondo archeologico di Simba. Lo impattammo in un rapporto che noi avevamo con l'amministrazione durante la vicenda dell'anniversario della morte di Mattia Caffredi. Ci fu una mostra a Palermo e poi un'altra mostra a Malta. Andavo a vedere i dati della presenza. Quelli di Palermo erano di sotto intorno ai 10.000, era a Malta 10.000 l'hanno fatto in una settimana, e questo è un fatto. Poi i compagni di Reggio mi hanno detto qual era la politica culturale della giunta Scopelli, grandi, con una forte subalternità alla Mediaset e al mondo di me.
c'entra. Poi mi sono interrogato anche su Catanzaro. La politica culturale, la promozione culturale, anche la sperimentazione a cui facevi riferimento, sono fortemente legate anche all'identità del territorio, all'identità della città. Se guardiamo una città come Torino era un'antica città operaia e industriale, concentrata sulla Fiat. La crisi della Fiat ha trasformato la città in una produzione industriale moderna fatta anche di servizi di eccellenza. Dentro questa trasformazione ha influito anche sulla produzione culturale e identitaria della città. Ho avuto modo una quindicina di giorni fa di andare a Matera. C'ero stato in tempi passati quando uscì la legge speciale su Matera, che ne valorizzava e recupera le sassi, il primo grande segnale di intervento innovativo. Era una città spenta, una città paese, un borgo, vuota. Sono andato una settimana fa intorno a Matera, capitale della cultura. C'è un'animazione civile, culturale, un afflusso turistico immaginabile, presenze e una trasformazione della città che ha seguito delle strade originali della conservazione e valorizzazione di un patrimonio unico, intorno al quale stanno rilanciando anche la produzione culturale. E qui in parte raccolgo le considerazioni che faceva Danilo. Questa città, come ha concepito l'ingresso nella modernità e nella trasformazione? Cioè, sul turismo che ha valorizzato il Catanzaro-Lino. La modernità è stata concepita come grandi centri commerciali, per cui la modernità è vista come essenzialmente come consumo di massa, con uno svuotamento della sua identità storica, che comunque era una piccola, media città meridionale, con una sua identità, è stata stravolta e segnata da questo. Per cui io non mi scandalizzo, Daniele, se la produzione dell'attività culturale è il richiamo del grande, quando riguarda l'attività artistica, è chiamare Eugenio Bennato perché è un circuito, ma già se fosse Eugenio Bennato siamo a un livello alto. Quelli che escono in televisione e che fanno consumo e che oggi parlano a un individualismo consumistico, come dire, in qualche modo amorfo, e anche di una coscienza critica. Le difficoltà che noi abbiamo, almeno qui, io le vedo in una fase di incertezza che sta vivendo nei suoi processi di trasformazione questa città, e nella adesione a critica ad una visione della modernità che ha l'emblema fondamentale nei grandi centri commerciali, per cui poi improvvisamente vediamoci, non è che il moderno solo l'antico è bello, anche il moderno e l'archeologia moderna è bello, ma il punto è che non ci troviamo di fronte a grandi operazioni urbanistiche di grande
di grande livello o comunque si muove intorno ad una originalità, intorno ad una singolarità, e ne fa distinzione. Per cui, qual è la politica culturale della regione? Parliamo di politica industriale della regione. È un punto limite. Ricordo, visto che non l'ha fatto lui, lo faccio io. Nel documento che abbiamo fatto con gli industriali regionali, sul quale è in corso un confronto con la regione, presente anche il presidente di Catanzaro, uno dei punti che abbiamo sottolineato è quello che la politica industriale moderna è una componente fondamentale dello sviluppo di questa regione e dell'identità di questa. E nella politica industriale la politica culturale, che dobbiamo concepire in termini moderni, perché è fonte di occupazione, è fonte di crescita di imprese, dà la possibilità a tante personalità giovani che vogliono misurarsi nella sua reputazione di crescere. Ma a quel punto capire l'identità di fondo intorno alla quale, in questo senso, io difendo la tarantella. Capisco, no? Capisco il senso che la tarantella, nella esperienza calabrese, non è riuscita ad accedere ai grandi circuiti, facendo diventare gli artisti locali elementi di eccellenza sul piano della globalità. E qui sono i limiti, ma la tarantella è una profonda espressione popolare di radici del mondo contadino che persiste e persiste anche nella vita quotidiana. E quindi il punto è come mettiamo in campo una politica culturale, industriale, di sistema, sapendo che intorno a questo c'è la possibilità di crescere ed è una componente fondamentale dello sviluppo di questa regione, non soltanto economico, sociale, delle imprese, dell'occupazione, ma anche dell'identità nuova. Cioè la Camuriata Nera ha subito aggiornamenti, faccio l'esempio per dare il senso di quello che voglio dire, da una dimensione tradizionale ad una dimensione moderna che la fa coniugare con tutti i circuiti del linguaggio moderno, soprattutto del mondo giovanile. Questo è il problema che abbiamo, mettere a sintesi. Poi oggi abbiamo dei compiti particolari, perché e anche delle possibilità. Ovviamente noi possiamo fare la nostra parte, polemizzare, ma anche proporre, e abbiamo cominciato a farlo con questo documento. Ma non chiudiamo soltanto la politica culturale al teatro, al cinema, alla musica. Nella mia esperienza sindacale napoletana, una volta chiuso il Vital Sider, il mio tormento è il Teatro San Carlo. Dovevamo mettere assieme e evitare che ogni giorno ci potesse essere il blocco dell'attività concertistica, solo la sofferenza, ma quella è un'identità di una storia importante che va presentata, valorizzata e va attualizzata. I beni culturali. E noi oggi abbiamo l'occasione del modo che Francesco, a differenza del ministro precedente, Franceschini, nell'assunzione del POM nazionale, ha messo la Calabria dentro questo sistema. Ora, non dobbiamo pensare alla valorizzazione e la tutela della valorizzazione del beni culturali solo ai fini del rilancio turistico, dobbiamo anche tutelare i beni in sé. Ma
dobbiamo mettere a sistema tutte le qualità che questa regione ha, in modo particolare da Sipari a Reggio Calabria, e non soltanto in termini museali. Il problema che soffriamo questi medi centri calabresi, che sono di una bellezza straordinaria anche dal punto di vista del peso storico, ma nessuno li conosce, non si organizza anche il sistema della conoscenza e della valorizzazione. L'occasione del POM ovviamente deve essere l'occasione nella quale noi mettiamo assieme intorno a questi, facciamo crescere l'occupazione dentro i musei e anche nelle imprese di supporto per quanto riguarda la tutela, la manutenzione, il recupero di parte di imprese specializzate, e l'imprenditoria calabrese è dotata di competenze. Veramente è uno spreco da questo punto di vista. L'altro aspetto, quando dico mettere a sistema, abbiamo i musei, abbiamo tutti gli archivi, che sono una fonte straordinaria. E tornando ai musei, i musei si mantengono anche con personale qualificato. Giuseppe ha fatto riferimento a Roma, ma già è successo a Pompei, soltanto che a Pompei, siccome Pompei è Pompei, ha avuto per tante ragioni, poi la cosa non è come gli hanno rappresentato, perché un patrimonio di 2000 anni può anche crollare un piccolo numero, sarebbe innaturale, però lì c'è un personale insufficiente, non vengono pagati gli straordinari che sono necessari al mantenimento della apertura e delle chiusure, della sicurezza dei siti archeologici, non fanno sciopero, fanno la sabreca, il segnale per dire annunciate e quindi autorizzate, quindi c'è la criminalizzazione per queste cose, è di un'ipocrisia straordinario, soprattutto per chi frequenta i siti archeologici e conosce un po' i dipendenti. Se tu vuoi fare una politica di tutela e di valorizzazione, devi anche tutelare l'occupazione, professionalizzarla e pagarla e anche ampliarla, così come succede in tutti i musei e in tutti i siti archeologici più importanti in questo momento. Non voglio farlo lungo, perché la cosa che voglio dire è che oggi ci sono più condizioni e più possibilità, e anche penso che risorse, noi stessi facendo fronte comune possiamo stanziare più risorse per le politiche culturali in senso lato, per il teatro, per il cinema, per la musica, per i musei, per la valorizzazione dei beni culturali. Ma purtroppo questa regione su questo punto è completamente assente. Il problema è che questo tema è oggetto di attenzione soltanto di ambiti ristretti. Come si chiama? Ha sottolineato come le imprese sono tassate in maniera straordinaria, come non ci sono incentivi fiscali. Se ci sono erogazioni di qualche micinaria, non ce ne stanno molte, però della Valle l'ha fatta, cioè lo attaccano e poi lo tassano anche. Queste cose che non succedono, c'è bisogno anche di un'azione dello Stato diverso che incentivi questa politica. Ma è evidente che questa è una miniera, e la Calabria è una miniera, è un punto di potenzialità, di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Ma questa amministrazione regionale deve scegliere, innanzitutto non sappiamo chi ha la competenza di
questo campo delicato, deve fare una politica, deve destinare delle risorse e deve mettere un nucleo di competenze, anche di personalità, di eccellenza, perché su questo si fa la scommessa, perché la crescita di un festival non avviene dalla sera alla mattina, non lo si impone, ma si costruisce lentamente. I teatri sperimentali vanno sostenuti, ed è sbagliato dire di assistenza, vanno sostenuti, perché quello è un luogo di elaborazione, non a caso è di sperimentazione. Quindi il nostro impegno è quello di, insieme agli industriali, su quale su questo punto siamo fortemente d'accordo, di aprire questa pagina. La Camera del Lavoro lo ha fatto qui a Ranzara, ma dobbiamo sapere che quando abbiamo questo problema tocchiamo un tasto delicato che tocca anche le prospettive e l'evoluzione di questa città, che vive una fase di indeterminatezza. Sa che cos'è stato e sa, non sa che cosa vuole essere. Quella che è non piace perché è distorta e contraddittoria sul terreno culturale, subalterna al consumo, e sostanzialmente non la fa essere una città singolare e distinta. E le città sono importanti quando hanno nella globalizzazione una loro identità e una loro singolarità. E quindi la sfida sulla politica culturale è una sfida anche sull'evoluzione della città. Questo sono convinto che il gruppo dirigente di Catanzaro è attrezzato per affrontare questa sfida. Per parte nostra cercheremo di non lasciare solo un convegno le questioni, ma di aprire un confronto politico contro tutte le resistenze e i retaggi, perché si pensa a fare le strade, si pensa a fare i grandi villaggi, ma non si pensa a questo. L'altra cosa è sull'istituto, che mi ha sconvolto quando abbiamo fatto le verifiche per quanto riguarda i fondi comunitari, i bandi. Abbiamo scoperto che i bandi per l'innovazione e la ricerca, che dovrebbe essere il terreno fondamentale, si era impresso, a parte l'università che ha cercato di utilizzare, ma intorno al 50-60% della cifra stimata è stata spesa. Anche questo è un problema serio per tutti, perché molte volte non ci stanno i soldi. Quando ci stanno, e quando dire perché è successo questo, è sempre colpa degli altri, il problema. Grazie. Grazie anche, segretario. Ultima cosa, perché non vedo la Solana, non vedo Daniele, che ovviamente se ne è scappato, Daniele Cartiglio, Daniele Rossi. Noi abbiamo un problema anche della politica culturale della RAI in Calabria, che non può essere solo informazione e informazione locale. Il management calabrese deve essere anche di stimolo per una politica culturale nazionale che valorizza anche la terra calabrese. Abbiamo aperto una vertenza che ovviamente riguarda gli appalti, la condizione del lavoro, l'efficienza, ma dobbiamo sollevare anche il tema della RAI e della produzione culturale calabrese nel contesto del, come si dice, il palinsesto nazionale, che è un problema che la classe politica calabrese dovrebbe porre, e non occuparsi solo di fare editti in maniera soft e di non volere che la Comus vada in televisione. Grazie per il solito, per gli spunti e per appunto la visione ampia che riusciamo ad avere grazie a Michele.
Io volevo ringraziarvi naturalmente per essere stati presenti, dirvi per raccomandarvi l'appuntamento di domani, che sarà più soft, che oggi abbiamo iniziato, abbiamo rodato la macchina, domani la chiudiamo, quindi insomma è venerdì sera e la alleggeriamo un po'. Io ho semplicemente da dire un ringraziamento di nuovo al Newsme che ci ha ospitato. Come al solito, quando finiscono i grandi spettacoli, i tecnici, insomma, se ne ricorda poco, ma Riccardo Cristiano insomma ci ha permesso e ci permetterà, grazie a Liberi TV, di mantenere l'archivio di questa nostra iniziativa, proprio per non disperdere la memoria di quello che facciamo e di quello che facciamo, e quindi lo ringrazio assolutamente per l'importante. Grazie davvero.